principale che distingue la Terra dagli altri pianeti è l'acqua. Da milioni di anni la quantità d'acqua presente sul nostro pianeta è rimasta costante, ma mai stazionaria. Elemento fra i più attivi sulla Terra, l'acqua è sempre in movimento. Questo movimento produce varie configurazioni della superficie terrestre. Qui in Islanda, l'acqua dolce erode le rocce e scava il terreno in un viaggio che è una perenne discesa verso l'Oceano Atlantico. Ma l'acqua dolce è solo una piccola parte di tutte le riserve di acqua del mondo. La maggior parte dell'acqua, più del 97%, si trova nei mari. Infatti circa il 71% della superficie terrestre è coperta dal mare. La maggior parte dell'acqua dolce della Terra è immagazzinata nei ghiacciai delle calotte polari. Quando fa caldo, parte di questo ghiaccio si scioglie e l'acqua dolce si riversa nell'oceano. L'acqua dolce si trova anche nei laghi, nei fiumi e nel sottosuolo. Le rimanenti riserve d'acqua si trovano nelle nuvole. La quantità d'acqua contenuta nell'aria è minima in confronto a quella presente sulla superficie terrestre. Le nuvole sono formate dall'acqua che evapora dalla superficie terrestre e raffreddandosi condensa. Poi l'acqua può tornare alla Terra sotto forma di precipitazioni. La forma più comune di precipitazioni è la pioggia. Questo scambio continuo di acqua fra terra, mare e aria si chiama ciclo dell'acqua. Ma da dove viene l'acqua? Come arriva nell'aria? Perché ricade sulla terra? L'acqua evapora dal mare e passa nell'atmosfera. I venti trasportano il vapore acqueo sulla terra, dove per condensazione si formano le nuvole. Quando l'acqua ricade sulla terra, si hanno le precipitazioni. L'acqua scorre sopra e sotto il suolo e torna al mare. Si completa così il ciclo dell'acqua. L'acqua può evaporare in molti modi. Qui, nel Parco Nazionale di Yellowstone, l'acqua del sottosuolo si riscalda a grande profondità e torna in superficie formando sorgenti calde. Le bolle affiorano ed esplodono alla superficie. Non sono bolle d'aria, ma bolle di vapore acqueo, un gas invisibile. Non possiamo vedere il vapore acqueo vero e proprio. Vediamo soltanto le goccioline di acqua che non sono ancora diventate vapore. Ma la maggior parte dell'acqua non deve bollire per passare nell'atmosfera. Al Grande Lago Salato, nell'Utah, il calore intenso del sole asciuga pozze poco profonde d'acqua salata. L'acqua diventa gas attraverso il processo di evaporazione. Ogni giorno enormi quantità di acqua evaporano dal mare, dalla terra e dalla vegetazione e tornano nell'atmosfera. L'acqua evapora, sale e poi si condensa in nuvole. Queste nuvole sono composte da miliardi di goccioline di acqua condensata. Il vapore acqueo viaggia con le correnti d'aria finché non si raffredda e condensa. Spesso possiamo vedere l'umidità nell'aria. Su questa catena di montagne vicino alla costa, quando il vapore acqueo condensa, si forma la nebbia. Quando l'aria calda passa su una collina fresca, le particelle di vapore condensano in minuscole goccioline d'acqua. La nebbia è una nuvola che rimane vicino alla terra. La mattina presto è ben visibile la condensazione su un campo vicino alla costa. Il vapore acqueo si raccoglie sulle particelle piccolissime di polvere e di sale sospese nell'aria. L'acqua condensa in goccioline su ogni superficie, come questa ragnatela. Questo tipo di condensazione si chiama rugiada. La condensazione fornisce umidità a molte forme di vita, ma la sola condensazione non sottrae molta acqua all'atmosfera.
La maggior parte dell'acqua viene sottratta all'atmosfera dalle precipitazioni. Pioggia, grandine e neve. L'acqua si raccoglie in ruscelli. In alcune regioni d'inverno l'acqua dolce rimane temporaneamente immagazzinata sotto forma di ghiaccio. Quando il ghiaccio si scioglie, alimenta i corsi d'acqua. Se il suolo sotto la neve è gelato, quasi tutta l'acqua scorre via. Ma se il suolo non è gelato, l'acqua vi penetra e alimenta le riserve idriche del sottosuolo. L'acqua si accumula in spazi sotterranei scavati nella terra e nella roccia. Si formano così le falde acquifere o zone sature. La superficie di una zona satura si chiama falda freatica. La superficie di questo lago è la parte della falda freatica che possiamo vedere. Sotto il lago ci sono strati di roccia e di sedimento saturi d'acqua. Ma tutto questo riguarda solo una parte dell'acqua dolce presente nel mondo. Sul monte Rainier, le grandi masse di ghiaccio e di neve contengono grandi quantità di acqua dolce. Nelle zone più fredde del mondo cade poca neve perché l'aria fredda contiene poco vapore acqueo. Questi ghiacciai si sono formati perché l'evaporazione e lo scioglimento sono molto lenti. L'acqua immagazzinata nei ghiacciai è tanta che se tutto il ghiaccio si sciogliesse, il livello dei mari salirebbe di circa 60 metri. Benché lo scioglimento sia lento, lo scorrere dell'acqua ha segnato il paesaggio. L'acqua, scorrendo, trascina piccole particelle di terra e di roccia chiamate sedimento. Altre particelle vengono erose dagli argini e dal letto dei fiumi. Quasi tutti i materiali terrosi sono parzialmente solubili in acqua. Alcune particelle di roccia e di terra possono precipitare sul fondo a causa della forza di gravità e formano depositi di sedimento. Ma l'acqua continua a scorrere, si unisce ad altri ruscelli e fiumi e forma corsi sempre più grandi. Parte di quest'acqua si riversa infine nel mare, il suo luogo d'origine. Ma cosa succede all'acqua che non ritorna nel mare? A Yellowstone si può vedere una piccola parte dell'acqua del sottosuolo. Qui l'acqua del sottosuolo viene riscaldata e spinta in superficie. Anche qui, dove l'acqua sgorga da una sorgente fra le rocce, possiamo vedere l'acqua del sottosuolo. Durante un periodo secco, senza precipitazioni, l'acqua del sottosuolo può continuare a formare ruscelli. Gli scienziati stimano che una molecola d'acqua trascorre nel mare una media di 98 anni su 100. Un anno e mezzo lo trascorre sotto forma di ghiaccio. Un mese circa nei laghi e nei fiumi. E meno di una settimana nell'atmosfera. Poi l'acqua ritorna nel mare, completando il suo viaggio. La funzione del ciclo dell'acqua nelle singole località dipende dalla vicinanza del mare, delle montagne e dalla latitudine. La costa nord-occidentale dell'America riceve un livello molto alto di pioggia ogni anno. Le condizioni sono tali che l'abbondanza di vapore acqueo forma rapidamente le nuvole. L'aria viene spinta sul fianco della montagna e man mano che sale si raffredda. La foresta pluviale tra le Olympic Mountains e l'Oceano Pacifico riceve una media di 250 centimetri di pioggia ogni anno. Durante la stagione delle piogge sono pochi i giorni senza nuvole. Piove ad intermittenza durante tutto il giorno. Durante la stagione fredda c'è un eccesso di acqua. L'acqua scorre via perché il suolo è saturo. In alcune zone questo scorrimento può provocare gravi inondazioni, ma l'equilibrio dell'acqua in questa regione cambia durante l'anno. Durante i mesi caldi le piante e gli alberi assorbono l'acqua dal sottosuolo. L'umidità passa attraverso la pianta dalle radici alle foglie. Dagli stomi delle foglie passa nell'atmosfera,
e si trasforma in vapore. Questo processo si chiama traspirazione ed è la causa delle condizioni di umidità in una foresta. Durante i periodi caldi dell'anno, il livello delle falde freatiche scende, perché l'acqua evapora sia dalle superfici aperte che attraverso la traspirazione. La disponibilità di acqua varia notevolmente da regione a regione e in differenti periodi dell'anno. Per esempio, il deserto americano è arido durante tutto l'anno, con una media annuale di precipitazioni inferiore ai 13 centimetri. Lo strato superficiale del suolo è bruciato dal sole. Anche se spesso si vedono nuvole vicino alle montagne, in queste zone aride le precipitazioni sono scarse. Sull'altro versante della catena montuosa, invece, pioggia e neve sono frequenti e abbondanti. Nei mesi invernali, la neve che ricopre i fianchi della montagna costituisce un'abbondante riserva d'acqua. Perché quest'acqua non raggiunge mai l'altro versante della montagna? Per rispondere a questa domanda dobbiamo osservare il movimento delle nuvole su una catena montuosa. Il vapore acqueo si condensa nell'aria fredda della montagna e forma le nuvole. La maggior parte delle nuvole perde il suo contenuto di umidità passando sulle montagne. L'aria che supera le montagne si riscalda e le nuvole che rimangono evaporano. Questo vapore acqueo può viaggiare per centinaia di chilometri prima di condensare di nuovo. Bloccando il passaggio di umidità da un versante all'altro, le catene montuose creano differenze sostanziali di paesaggio e di clima. L'acqua, fonte di vita, evapora dal mare nell'aria, passa sul suolo e ritorna alla terra. Ritrova la strada per tornare al mare e il ciclo dell'acqua ricomincia. Il ciclo dell'acqua, il movimento incessante di questa risorsa unica del nostro pianeta, continua anche oggi come da centinaia di milioni di anni.